Buonasera ragazzi e benvenuti nel mio canale Allevamento Amatoriale di Raffaele Esposito. Prima di iniziare con il nuovo video vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina. Buongiorno ragazzi e benvenuti nel mio canale Allevamento Amatoriale di Raffaele Esposito. Beh ragazzi, stasera vi volevo far vedere questo diamante di Kittlitz lutino preso domenica scorsa, due domeniche fa ad Aprilia, un maschietto lutino come dicevo, è il primo diamante di Kittlitz mutato e vedremo come fare per raggiungerlo, per riprodurli. Guardate che bellezza ragazzi, uno spettacolo. Soggetto non proprio calmo ma giovane e niente, proviamo a riprodurli mettendo una bella femminuccia. Non vorrei sbagliare, ma la mutazione lutino nei diamanti di Kittlitz è recessiva, quindi c'è bisogno di due portatori oppure due mutati per avere la prole mutata, altrimenti si faranno solo figli portatori in prima generazione, poi accoppiati, una figlia con il papà danno prole mutata, non proprio tutta la prole, ma dovrebbero uscire dei piccoli mutati. Beh, a breve lo mettiamo in riproduzione, cerchiamo di capire se riusciamo a farli. Purtroppo io con gli esotici, per mancanza di tempo, mi lascio poche coppie e ritornerò ad animali un po' più gestibili come i pappagalli praticamente ragazzi, ma qualche piccolo esotico me lo tengo e ci divertiamo ancora. Il percorso è ancora lungo da fare e vediamo cosa ci riserverà la vita. Docile ma non troppo. Loro sono un po' più, i diamanti di Kittlitz sono particolari in riproduzione, soprattutto i maschi sono molto aggressivi rispetto alle femmine, quindi in gabbie piccole è da evitare la reclusione di una coppia, perché essendo troppo focosi finiscono le femmine. Io credo che per una buona riproduzione e per non avere problemi con le femminucce bisogna partire da una 120. Poi c'è chi anche le riproduce, ovviamente non le riproduce per fare solo le uova, in gabbie più piccole, per poi baliarle. qui sono nel mio modo di allenarmi.